Sono Giulia, ho 14 anni e nella vita voglio fare qualcosa di grande, sempre però con un tocco di magia. Giulia, nella vita io ho troppi anni, ma comunque sono un unicorno! Io parlo il russo, il polacco e l'italiano. E io tra poco non parlo neanche l'italiano. Sono la principessa di casa, infatti io ho una coroncina e me la metto ogni tanto, anche quando vengono le mie amiche, soprattutto quando vado a ballare, sempre. Anche io sono una principessa. Mamma, pulisci le mie stanze. Ma io te l'ho fatto, che ha capito? No mamma, scherzavo, pulisco io. Sono Luna, ho 15 anni. Sono la stella delle discoteche. A 15 anni va in discoteca? Ma sono mia mamma, non mi faceva gli amici una parte. Non mi fa mai uscire, già sta sempre a casa. Non posso fare niente. La mia macchinetta si chiama Tiffany. A 15 anni ha pure la macchinetta. E no, già, cioè mamma, stai vedendo? Tu hai l'abbonamento del pullman. Ah, e mi ero scurtato. Mio papà è venuto tipo 2 giorni dopo il mio compleanno e mi ha fatto la sorpresa, quel mega fiocco. Abbiamo comprato sta macchinetta con tanti sacrifici. Ti piace? Bellissimo. Se per il mio compleanno mia madre mi ha regalato il pigiama. E già è tanto. Tenetemi perché sennò la vado giù. 4 giorni dopo, purtroppo si è cappottata con la macchina. No vabbè, però in questo caso mia madre mi è fatta cappottare di volte e l'ho detto tutto. Sono proprio di un altro livello, più superiore, sì. E mi metto a pareggio sei sciacquette. Sciacquetta a me, ecco. Chiamo Damiano, detto Sancho. Ho moltissime fan, ma la numero uno è sicuramente nonna Rita. Io mi immagino la nonna così. Sancho, 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 Sancho. Lui è un vulcano in eruzione. Ne pensa 2000 e ne fa 3000. Wow, io ne penso una e ne faccio zero, perché mi scocce fa tutto cosa. Mamma sul telefono mi ci ha salvato tsunami. Forse perché sei devastante. Ci piace. Sono Giada, ho 17 anni. E voilà! Aia! Mannaggia la miseria, sono ucciso! E se vi sembra una principessa... Spero che con la ruota andrà meglio. Ah! Mi è già risultato! E se vi sembra una principessa... Non avete capito niente. Non sono una principessa, sono una rockstar. Spacco tutto. Sì, chitarra. Ma spacking up. Io sono una chica mala. Da fuori ho proprio la faccia da brava ragazza. Ma da dentro tomagna. Arr. Giada, in questo periodo è un po' un cavallo imbizzarrito. Sono una cavalla. Che mi preoccupa, penso, da genitore. Io so come la lascio e non so come la troverò tra un mese. Signora con qualche follower, tranquilla. Vedrà, diventerà un influencer. Mi chiamo Samuel, ho 14 anni e sono un po' matto. A me piace fare il macello. Mi piace fare la baldoria. Ho preso 56 noti di classe. E ancora non t'hanno bocciato. E si lancio le sedie. Ma come lancia le sedie? Faccio dei versi animaleschi. Tutto mi pare, tranne che un animale. Mi arrampico agli alberi. Infatti ho preso appunto una nota per questo fatto. Anche io mi arrampico. Sono una scimmia. E Samuel è come l'acqua del mare, sempre in movimento. Pensavo dicesse Samuel è come l'acqua del mare, piena di merda. Mi chiamo Gabriel, ho 16 anni e sto il meglio de ostia. È arrivato, oh, il meglio de ostia. L'ostia, quella che si dà in chiesa, mi sa. Diciamo che io ho tramandato questa cosa. Ma lasciate in eredità. E che eredità, papà? Io faccio calcio a livello agonistico, tengo molto all'aspetto fisico e lo curo molto. Ma su lì mangi come una maiala. Diciamo che mi piace frequentarmi con quelle più grandi. Ho dietro un bel po', me ne vengono dietro un bel po'. Hai capito? Malandrino. E io faccio il linguistico a Ostia. Però mi sa che vai al linguistico ma usi la lingua per fare altro. Sono Mattia, faccio il food blogger, sono bravo a scuola, sono simpatico. Dove l'ho trovato un altro così? Un po' ovunque, però vabbè. Semplicemente so di essere migliore del resto della media. Nessuno mi vanta, mi vanto io stesso. Presuntuoso. Per lui siamo tutti ignoranti. Troppo io. Sono Alessandro, amo lo sport, non riesco mai a stare fermo, letteralmente. Solo io amo stare sul divano, quindi qua si muovono tutti quanti, fanno sport. Io faccio il divaning, sono tutta giornata in coppa divano. Io ho praticato calcio, nuoto, atletica leggera, faccio anche basket, mi piace molto la pallavolo. E io mangio, dormo, rimangio, sto sul letto, mi sposto sul divano e poi mangio anche sul divano. Questi capelli, io ci tengo particolarmente in quanto fanno di me un personaggio. E guarda i miei, ti capisco. A me danno sicurezza. Anche a me danno tanta sicurezza.
senza non ci potrei vivere, anche con dei capelli corti non so come potrei vedere. E vai al collegio dove la prima cosa che fanno è tagliarteli. Ma bravo, complimenti! Non vedo l'ora di vedere le puntate, guarda, manca poco. Vi aspetto, eh!